Buonasera, brava gente, buon inizio settimana, buona giornata per chi si affaccia il lunedì mattina e ci accingiamo a vivere questa nuova settimana, con una santa importante, una santa che ha ispirato tanti film, tante conversioni, che ha posto tante domande, ha acceso un grande dibattito. E parliamo di Santa Maria Maddalena. Vi invito anche a pregare in questo giorno per alcune situazioni particolari. Vorrei invitarvi a pregare per mio zio, che saluto, è un momento non semplice, e per tutte le persone che si affidano, che mi scrivono e chiedono una preghiera, un momento di luce. E noi vogliamo garantirgliela questa preghiera, vogliamo dirgli: il Signore vi è vicino. Bene, allora, ascoltiamo un po' la nostra bussola e iniziamo questa nuova settimana con un Vangelo che ci dice e ci dona diverse suggestioni. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si volse indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo andrò a prendere». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Brava gente, ci troviamo nell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, e un po' tutti i Vangeli ci propongono questa finale, questo dialogo, questo pianto di Maria Maddalena. Intanto, guardando la storia di Gesù, ci accorgiamo come il Vangelo si apre con il sì di una donna, Maria, e si chiude con il sì di un'altra donna, Maria Maddalena. Si apre con una donna ordinaria, potremmo dire, una casalinga se volete, Maria, e si chiude con una peccatrice, con una donna che è stata chiamata da una delle situazioni più peccaminose della vita, faceva la prostituta, una donna che poi ha deciso di cambiare vita, ha deciso di sprigionare tutte le sue energie, tutto il suo amore per un valore vero della vita. Un Vangelo che si apre con un momento di gaudio, di gioia, quello dell'irruzione di Dio nella storia di Maria, e un Vangelo che si chiude con un momento di dolore di una donna che piange per la perdita del suo più caro amico, del suo maestro, Gesù. Che
cosa ci dice tutto questo? Intanto ci dice una cosa bellissima, che per la Chiesa, per i cristiani, le donne hanno un ruolo centrale, non sono affatto marginali, e questo Papa Francesco lo sta dicendo, ma non solo, e lo sta anche facendo, ponendo e mettendo donne in servizi chiavi, in servizi importanti della Chiesa. Ma ci dice, e qui vado a quello che dovrebbe essere poi il motivo di riflessione per noi, se avessimo la forza, il coraggio e la determinazione di questa donna. Vedete, Maria Maddalena è donna del coraggio, perché a volte anche a peccare ci vuole del coraggio, e Maria Maddalena se ne fregava degli altri, si vendeva il suo corpo, insomma seguiva il suo istinto, ma c'è voluto altrettanto coraggio nel lasciare una situazione di peccato e dire sto sbagliando, ho sbagliato, voglio ricominciare, voglio rimettere a posto la mia vita, voglio dargli un senso, un significato, ci vuole coraggio. Maria Maddalena è la donna di un grande, grande coraggio, il coraggio di cambiare vita, il coraggio della conversione, il coraggio di stare dove c'è il dolore. Maria non scappa dal dolore, Maria sta lì, lei supera tutti i discepoli, va di buon mattino, si alza perché vuole venerare il suo maestro. Maria sta lì nel luogo del dolore e consuma le sue lacrime lì. Maria sta lì imperterrita e sfida la cultura del tempo, chiede a quell'uomo che pensava fosse il guardiano del giardino, dimmi dove l'hai portato che lo vado a prendere. Ecco, Maria ci dona il coraggio di andare avanti, Maria ci dona in maniera limpida la virtù del coraggio. Ecco, io vorrei che questa virtù noi chiedessimo per noi, per me, per voi, al Signore, essere uomini e donne coraggiosi, coraggiosi e soprattutto annunciatori di gioia e di speranza. Noi a volte amiamo mettere i manifesti della tristezza, no? Sai, questo ha fatto quello, sai, quell'altro ha fatto questo, quello dice questo. Noi mettiamo a volte i manifesti della tristezza, se volete del lutto. Maria ci insegna invece a mettere i manifesti della gioia. Vedi che è risuscitato, vedi che lui ci perdona, vedi che lui ci insegna ad aggrapparci alla speranza. Ecco, Maria di Magdala è tutto questo, e spero che davvero queste poche suggestioni che ha suggerito alla mia esistenza, attraverso anche la vostra riflessione, possa suggerire tanti motivi di un buon vivere, di un buon vivere, va bene? E allora stasera non vi dico forti, 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 ma vi dico coraggio, 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 e andiamo avanti. Se mi dai il saluto, allora sì, sì. All'inizio ho invitato a pregare per mio zio, che non sta bene, vi chiedo di accompagnare questo momento nella preghiera, perché il Signore possa stargli accanto e gli possa dare tanta forza. E se mi prendi il terzo ora, give me the terzo, yes, or the second, they are the greeting. Yes, yes, I thanks. Okay, ho fatto un corso di intensivo d'inglese in queste sere. Just one, ok. Come va l'inglese? Che ne dite? Va bene, sì? Eccoci qui. Allora, Teresa vorrebbe gli auguri per il genero Dario, 38 anni. Dario, ogni bene a te, coraggio e avanti, avanti. Forte, 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 vi ricordo la mail, enzo@buongiornobravagente.it.
Vi ricordo, chi vuole la rivista di Papa Francesco della sua casa, della Basilica di San Pietro in Vaticano, che uscirà in vista del Giubileo da dicembre il numero 0 e poi ogni mese un numero, scrivetevi, mandatemi il vostro indirizzo. Poi io dico sempre, chi può fa l'abbonamento, chi non può e desidera questo strumento non si preoccupi. Sto ricevendo davvero tante prenotazioni e questo mi fa enormemente piacere. Il 29 incontrerò Papa Francesco e glielo dirò, già in tanti stanno chiedendo insomma il nuovo magazine, la nuova rivista. Ecco, ricordiamoci anche di pregare per Papa Francesco e andiamo avanti. Vediamo giusto due commenti. Sara fa sempre tanti complimenti, va bene. Flaviana, il coraggio di Maria a cambiare, brava. Isabella, buon viaggio. Padre Enzo, Giuliana, vediamo un po'. Rita, condivido. Salutiamo anche Angelo Chiorazzo, che si è ripreso molto bene, grazie a Dio, quindi sta in un meraviglioso, come si dice, ripresa, è giusto. Gli angeli custodiscono tuo zio, grazie Lucia. Raffaella, Teresa, ogni bene a tutti voi, Marco, Franco, e andiamo avanti, ok? Allora, buona serata, brava gente, perché se faccio domani, buon inizio settimana, brava gente. Forti, anzi no, coraggio, e buon cammino.